UED Over, Tina Cipollari contro Gemma, l'unica cosa che ti interessa è la telecamera. L'opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari nelle ultime puntate del Trono Over ha pesantemente attaccato la dama torinese Gemma Galgani. Nel corso dell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, andata in onda mercoledì 27 marzo su Canale 5, si è assistito ad un nuovo scontro tra la storica opinionista del programma Tina Cipollari e la protagonista assoluta del parterre femminile Gemma Galgani. Tra le due prime donne del Trono Over, si sa, non scorre buon sangue. In tante occasioni, infatti, Tina Cipollari ha attaccato la dama torinese, sbeffeggiandola in tutti i modi. Tina Cipollari contro Gemma. Gli attacchi di Tina Cipollari contro Gemma, per molti, sono diventati ormai la vera attrattiva del programma. Non mancano mai, infatti, i momenti di puro divertimento nel vedere le due donne attaccarsi continuamente. La dama torinese, dopo la sorpresa al castello, ha chiuso definitivamente con il cavaliere Rocco Fredella, accusato dalla dama di aver sfruttato ciò che avveniva in studio per un suo personale tornaconto. A far scatenare una nuova lite tra Tina e Gemma nella puntata di ieri è stato proprio il rifiuto della dama a Rocco. Dopo aver visto il rifiuto da parte di Gemma, infatti, Tina Cipollari ha chiesto a Gemma se fosse ora interessata a qualche altro cavaliere del parterre maschile. La Galgani, a quel punto, le ha risposto di aver ballato solo una volta e di aver parlato qualche volta con Eddo, ma di non aver ricevuto alcun numero di telefono. Insomma Gemma, lasciandosi andare ad una battuta scherzosa, ha dichiarato di sentirsi in quarantena e che forse ha spaventato tutti gli uomini presenti in studio. Maria Trattina e Gemma. Parole che hanno innescato un battibecco senza fine tra le due prime donne del programma. Mentre Tina ha ribadito che Gemma non riceverà mai dei numeri di telefono, la Galgani ha ammesso che, secondo lei, la continua pubblicità negativa, che le fa la Cipollari, non fa altro che nuocerle. La tensione si è fatta sentire ancora una volta in studio, fino al punto che la Cipollari ha sbottato, dicendo della Galgani, l'unico amore che ha è la telecamera. L'opinionista, inoltre, ci ha tenuto a precisare che la pubblicità negativa Gemma se la fa da sola. Dopo aver assistito ad un nuovo scontro tra Gemma e Tina, Maria De Filippi è scesa dal suo gradino, per evitare il peggio. Intanto non sono mancati gli applausi del pubblico, e quelli delle dame e dei cavalieri, alle parole di Tina Cipollari, in molti, dunque, sembrano essere poco convinti delle parole della dama torinese.